Nel 2022 il prodotto interno lordo è cresciuto a livello nazionale del 3,7%. Le stime preliminari Istat indicano che il consolidamento della ripresa post-pandemica ha interessato principalmente le regioni del nord-est e del centro rispetto a quelle del nord-ovest e del mezzogiorno. L'area del nord-est ha fatto registrare la performance migliore, con un aumento del PIL del 4,2%. Seguita dal centro, dove l'aumento è stato del 4,1%. Nelle rimanenti aree la crescita si è attestata su valori inferiori a quelli medi nazionali, in particolare nelle regioni del nord-ovest che nel 2021 avevano fatto da traino per la ripresa. Dopo la fase più acuta della crisi pandemica, la variazione del PIL è stata pari al 3%, al di sotto della media nazionale di oltre mezzo punto percentuale. Lievemente più alta la crescita nelle regioni del Mezzogiorno, in cui l'incremento del PIL è stato del 3,5%. Il rafforzamento della crescita sul fronte del lavoro si è concentrata, anche in questo caso, nelle regioni del Nord-Est e del Centro. Su livelli di crescita più bassi rispetto alla media nazionale si collocano invece le regioni del Nord-Ovest e del Mezzogiorno. Per le vacanze estive cresce la voglia di viaggi oltre confine. Nel trimestre estivo 2023 saranno complessivamente 4 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero, in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, USA e Giappone. È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio. Gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019 con una crescita complessiva dell'operatività del 7%. Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno quasi 2 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator. Gli italiani che si sposteranno grazie a questo genere di offerta saranno 4 milioni, di cui 2,6 fuori dal bel paese. A pesare in negativo, in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane, è il caro vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le possibili proposte promozionali last minute. La birra è un volano per la filiera dell'agroalimentare Made in Italy e il suo consumo durante i pasti, accompagnato da produzioni locali e cibi di qualità, la rende un prodotto virtuoso anche sul fronte del consumo responsabile. Lo rivela una ricerca condotta da Nomisma per Osservatorio Birra e Agro Network. La birra si conferma un traino decisivo per la fetta di consumi agroalimentari nel fuoricasa che, secondo stime Nomisma Istat, nel 2022 vale 89 miliardi. Negli ultimi due anni il consumo di prodotti agroalimentari di alta qualità nei locali italiani è aumentato del 44%, mentre quello delle bevande registra un più 53%. La birra è la bevanda di qualità più richiesta nei locali, davanti alle bollicine, al vino bianco e al vino rosso. Non solo l'anno scorso fuori casa e birra sono cresciuti insieme, ma quando al ristorante, in pizzeria, al pub o in trattoria si ordina una birra, 8 volte su 10 viene accompagnata dal buon cibo della tradizione agroalimentare italiana. Ad esempio con una pizza, un tagliere di formaggi e salumi del territorio, con un primo tipico o un secondo di carne o di pesce. Le attività investigative e di analisi sui crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di sequestrare crediti inesistenti per un ammontare di circa 5,4 miliardi. Sono stati anche individuati 8.924 evasori totali, ossia esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, completamente sconosciuti al fisco, e 45.041 lavoratori in nero o irregolari. Scoperti inoltre 1.246 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte. Questo quanto emerge dal bilancio operativo della Guardia di Finanza dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2023.